Visita a sorpresa della direttrice generale dell'ASP di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, all'ospedale di Locri e quanto riferiscono alcuni sanitari del nosocomio di Via Verga, precisando che è avvenuta mercoledì intorno all'ora di pranzo senza essere stata preannunciata. La manager marchigiana ha compiuto un lungo e approfondito tour tra i reparti, osservando con attenzione e ascoltando le segnalazioni che il personale medico e paramedico l'ha rivolto anche sulla scorta delle segnalazioni che con cadenza quasi quotidiana giungono da comitati e associazioni. Tra quelli che hanno accolto con maggiore soddisfazione l'iniziativa della direttrice generale c'è proprio quello che appare come il suo critico più severo, ovvero il presidente dell'associazione Tribunale dei diritti del malato e del cittadino Pino Mammoliti, che in una lunga nota ha espresso il proprio plauso, ricordando però che l'elenco delle difficoltà è lungo ed è pari alla speranza di ottenere risposta dopo questa, che ha scritto: mi auguro sia la prima irruzione, cui seguiranno tante altre per riposizionare l'ospedale di Locri al centro dell'attenzione della direzione strategica. Il nostro ospedale, ha proseguito l'avvocato Locrese, ha bisogno di interesse protettivo da parte di chi è proposto a garantire il suo funzionamento, diversamente ogni tentativo risulterà vano. Da oggi, inaugurando un nuovo stile di amore e sintonia con chi all'interno dell'ospedale lavora, noi cittadini ed utenti possiamo sperare di lasciare ai meno fortunati e alle nuove generazioni un centro ospedaliero di dimensioni umane e cliniche al pari del resto d'Italia. Fin qui Mammoliti. Va da sé che appare indubbio come attorno alla struttura ospedaliera Locredia si sia concentrata nelle ultimissime settimane maggiore attenzione, tanto da dare l'impressione che ci sia voglia di dimostrare con i fatti e non con slogan o proclami che l'ospedale di Locri può davvero allinearsi a un livello di offerta sanitaria consona a una struttura SPOC. Giova ricordare che sia i sindaci locridei, per il tramite della delegata al comitato di rappresentanza presso l'ASP di Reggio Calabria, Maria Teresa Fragomeni, sindaca di Siderno, che le associazioni Difendiamo l'Ospedale, Pro Casa della Salute di Siderno e Corse come Sanità, hanno inoltrato formale richiesta di incontrare proprio la Di Furia unitamente ai direttori sanitari di ASP e Ospedale e al commissario regionale per il piano di rientro dell'emergenza sanitaria Roberto Occhiuto, proprio per proseguire un confronto serio e costruttivo sulle prospettive e modalità di rilancio dell'offerta sanitaria dell'ospedale di Locri. Ancora non si conosce la data dell'incontro che i richiedenti hanno chiesto si possa svolgere a Locri, certo, e che visite a sorpresa come quella di mercoledì possono essere interpretate come focus specifici e sintomatici di un rinnovato e accresciuto interesse nei confronti dell'ospedale del comprensorio più problematico della nostra regione.